Aug. La videomaker è Martina, io sono Stefano e questi sono i Terrarepoli. Le prime erbette di stagione si possono consumare crude, a differenza di tante altre erbe come la cicoria. Guardate che bella cicoria che è questa. E invece queste qui, a differenza di tante erbe, come ripeto, guarda, qui c'è una Crepis vesicaria e qui ci sono i Terrarepoli, ovvero Martina, latino. Richard apicroides. Questo gli si dice anche il nome latino. Da non confondere con altre erbette comunque commestibili, tipo la Crepis invernale, che noi la confondevamo all'inizio, che assomiglia molto, soltanto che questa è molto più lobata. Cioè, poi dopo, una volta imparata a riconoscerle come tutte le erbe, dopo è abbastanza facile trovarla. C'ha una radice fittonante molto spessa, quindi possiamo andare alla base, al colletto, e tagliarla senza tirare via tutta la radice, così magari poi dopo la ritroviamo. La riconoscete? Poi c'ha questi steli vecchi della fioritura passata, e questa viene chiamata anche caccialepre, perché dice che le lepre ne vanno ghiotte, e quindi i cacciatori si appostavano vicino a queste erbette ben nascoste, e quando passava la lepre gli sparavano, probabilmente perché la pianta è particolarmente tenera e dolce. Infatti, ripeto, guarda bellina questa. È una pianta che si presta molto bene al consumo da crudo. Poche altre, perché in genere sono tutte amare. Sì, magari insieme a questo il romolaccio, e la rucola selvatica, e i raperonzoli. Ovvia, allora oggi hamburger e insalatina. Però ancora è presto, ci dedichiamo alla raccolta, ci godiamo un po' d'aria, che ultimamente con questo Covid ben venga una bella giornata così e poter stare un po' all'aperto. Siamo giunti alla fine della raccolta, abbiamo fatto una bella cestina di terrarepoli. Questi una volta venivano trovati nei mercati, nei paesi, ormai è abbastanza una cosa in disuso, però se li vedete e li riconoscete, comprateli perché sono buoni. Ciao a tutti da Natura Wild e alla prossima!